aumentare il riscaldamento climatico. È molto importante capire questa cosa. Se tu riduci la quantità di calore che arriva sulla Terra, ottieni una riduzione del riscaldamento climatico. E per fare questo devi creare il cosiddetto effetto albedo, cioè l'effetto della luce che colpisce una superficie chiara e viene in gran parte riflessa verso l'alto. Se la superficie colpita è scura, questa energia viene assorbita dall'oggetto colpito. Quindi l'obiettivo, secondo questa dichiarazione di Teller, è ridurre il riscaldamento climatico attraverso questo sistema. Vero o falso, non lo sappiamo. Però Teller aggiunse una cosa, attenzione, molto importante, fino allora disse: noi di queste questioni non le possiamo parlare con la gente non ci capirà e quindi bisogna tenerle nascoste. E scrisse Teller: occorre un'intesa di tutti i paesi dell'Occidente che ci consenta di attuare questo programma su larga scala senza che le opinioni pubbliche siano informate di quello che sta accadendo. È scritto, l'abbiamo pubblicato sul sito megachip.info, abbiamo pubblicato i documenti, sono tutti documenti accertati e chiari. Quindi stanno facendo un programma militare usando gli aerei militari dei paesi della NATO e forse non solo dei paesi della NATO per creare questo, come dire, questa barriera. Ora, la questione qual è? La questione sotto questo profilo è molto semplice. Loro si rendono conto benissimo che non possono fermare il cosiddetto sviluppo economico. Lo sviluppo economico produce gas a effetto serra, anidride carbonica e metano. Bisogna fare in modo, siccome non si può fermare lo sviluppo economico, bisogna fare in modo che ci sia un'altra barriera che riduce il riscaldamento, perché il riscaldamento sta producendo una serie di sconquassi ecologici su scala planetaria, tra cui lo scioglimento dei ghiacciai dell'Artico e dell'Antartico, lo scioglimento dell'Himalaya e lo scioglimento di tutti i principali ghiacciai del mondo. Questo comporterà alcune conseguenze gigantesche che modificheranno interamente la nostra vita e quella dei nostri figli. Per esempio l'aumento del livello del mare, una. La modificazione delle correnti marine, due. La modificazione delle condizioni climatiche. A questo si aggiunga che gli americani, che sono molto informati di questa situazione, hanno varato un programma, ve lo comunico perché questo, altro che complottismo, questo è un documento ufficiale dell'aeronautica degli Stati Uniti d'America, che prevede per il 2025, tra 10 anni circa, owning the weather, la parola giusta è dominare il clima. Da qui al 2025 gli Stati Uniti si apprestano a detenere il controllo monopolistico del clima dell'intero pianeta, il che vuol dire che uno dei modi per condurre la prossima guerra non sarà quello di lanciare i missili, ma è quello di distruggere un paese modificando le condizioni ambientali in cui agisce l'esercito avversario e il paese avversario. Voi capite che stiamo andando di fronte a un'epoca totalmente diversa da quella che conosciamo. Per cui la questione delle scie chimiche è una questione importantissima, bisogna scoprire il più in fretta possibile che cosa stanno facendo. E quindi noi, io per esempio, insieme a un gruppo di amici e a una parlamentare europea che si chiama Tatiana Zdanok, deputata della Lettonia, abbiamo l'anno scorso lanciato una petizione e siamo andati al Parlamento europeo e abbiamo chiesto al Parlamento di indire una commissione straordinaria d'inchiesta per dare una risposta a questa domanda a cui nessuno vuole rispondere, perché voi capite che non si può dire la verità su questo. Se viene fuori questa verità diventa un problema drammatico di sopravvivenza dei gruppi dirigenti dell'Europa tutta intera, compreso il nostro governo, che sicuramente, se non il governo, almeno i comandi militari sono a conoscenza di questa cosa. Quindi qui non c'è nessun complotto. Qui ci sono delle richieste precise da fare al Parlamento europeo, ci diano delle risposte su che cosa si sta facendo nei cieli. Negare non è più possibile, quello che si vede si vede, si tratta ormai tra l'altro non solo di aerei militari ma di droni,
I droni sono quelli che vedete in cielo, non sono più aerei di linea. Prima erano aerei di linea, poi erano aerei militari, adesso sono droni che si muovono ad alta intensità in continuazione e che possono creare modificazioni climatiche nello spazio di una sola giornata. Quindi questo è quello che bisogna secondo me fare. Rispondo alla questione. È ovvio che se tu sollevi questa questione in un qualunque dibattito pubblico, la prima cosa che ti sentirai dire sarà: sei un complottista. Ma le cose che vi ho detto, se dessero la possibilità di parlare, di raccontarle, sono già provate. Tutti questi documenti di cui ho parlato sono documenti facilmente accertabili, ottenibili, leggibili, e quindi non c'è nessun complotto da rivelare. C'è semplicemente da dire: dateci una risposta su quello che state facendo. Pensate allora per un istante alla mia proposta di prima. Se invece di dover andare in un talk show guidato da Enrico Mentana, che direbbe la prima cosa: ah, Giulietto Chiesa è un noto complottista, io avessi la possibilità di fare una trasmissione intera che dura un'ora, in cui leggerei questi documenti uno per uno e farei vedere le scie chimiche come si creano, dove avvengono e come, voi capite che la parola complottista sarebbe cancellata dal vocabolario. Ecco un'altra prova che dice che abbiamo bisogno di avere una nostra televisione. Posso dire una cosa? Oriana Fallaci, nel libro Viaggio a New York, negli anni 60, col megafono, ma non si sente niente, guarda, non si attacca, sì, se no non si capisce. Allora, sulle scie chimiche scrisse già nel 1960 Oriana Fallaci, Viaggio a New York, documentatevi, pagina 30. A New York facevano questi esperimenti, ci fu un nubifragio e il sindaco dovette pagare i danni perché era al corrente di questa sperimentazione. Non so se lei, professore, pagina 30 mi pare, comunque, libro di Oriana Fallaci, Viaggio a New York, e poi, anni 60, quindi è una cosa che tutti sanno. Dovettero pagare i danni, è tutto documentato, perché io guardo sempre il cielo e al mare, proprio tantissimo. Oggi è stato tutto il giorno su di noi, non l'hai notato oggi? Io sono stato uno dei primi a scoprire, perché facendo fuoco me ne sono accorto, 10 anni mi prendono per pazzo, ancora mi prendono per pazzo, ora che l'hanno ammesso, ci sono dei film. Generale Mini, io li ho seguiti. Una città qua vicino a Roma, a un certo punto, stufa dal fatto di vedersi irrorare tutti i giorni la sua valle, quindi il suo orto, le sue coltivazioni, con le scie chimiche, ha scritto direttamente al Presidente della Repubblica. La risposta del Presidente della Repubblica, che potete leggere nel documento ufficiale in internet, il Presidente Napolitano dice: gentile signora, mi rendo conto delle sue angosce, dei suoi problemi, la capisco, eccetera, eccetera. Sappia che questo è un problema che è al di fuori della mia portata. Dovrà rivolgersi per avere soddisfazione agli organi competenti, in questo caso il Ministero della Difesa. Quindi il Presidente Napolitano A. ammette che esiste il problema, B. ammette di non poterci fare nulla, quindi da questo potete capire quale sia la dimensione sovranazionale del problema, e C. ci dice: andate al Ministero della Difesa, perché ovviamente è un problema che riguarda i militari. Non è il capo dei militari. Diciamo un Arnezzi, tanto qualunque cosa gli si dice lui la risolve. Se volete fare qualche domanda, io direi, visto che la formula funziona bene, il microfono a disposizione, volete avvicinarvi, fare le domande, noi siamo qua. Volevo solamente dire che c'è un documentario approfonditissimo. Ce ne sono tantissimi. Ce ne sono. Dai ragazzi, insomma, fatto una bella produzione. Ce ne sono tantissimi documentari a riguardo. E io ovviamente non è che sono uno scienziato, però cioè, mi sono documentato al massimo. E ce n'è uno che è particolarmente interessante, di una scienziata che il giorno dopo ha fatto questo documentario è scomparsa, che parla della geoingegneria, delle scie chimiche e di tantissimi effetti dell'ambiente in cui non ci vengono mai raccontati, e si chiama Sofia Malmström. Sofia Malmström, dormo. Sofia Malmström.
grazie. La pignale, Giulio, la pignale. Ci sono pignale. Scusa. Allora, buonasera. Io volevo fare una domanda, volevo sapere, allora, questi composti che vengono irrorati, diciamo, dove vengono fabbricati? Io so che più o meno si tratta di nitrati d'alluminio e che non solo servono al controllo del clima, ma diciamo sotto ci sono delle sperimentazioni militari per quanto riguarda anche la trasmissione di frequenze che possono alterare, esatto, la coscienza umana attraverso la glandola pineale. Esatto, esatto. E, niente, si sa dove fanno questi composti, si sa chi è che trasporta, dove vengono caricati, degli aeroporti militari. Ovviamente no, non è che si sa dove li fanno né dove li carichino, ma non è che questo sia questo il problema. Io ho fatto l'anno scorso una ricerca approfondita sulle scientifiche, quello che ho trovato è che sono nate inizialmente come richiesta da parte del Pentagono per creare delle situazioni atmosferiche, cioè non ha niente a che vedere con la, quella che lui chiama geoingegneria, è la nuova scoperta di adesso che viene usata per giustificare un problema che esiste ormai da 20 anni. Quindi, come dicono gli americani, quando i buoi sono scappati dalla stalla e ormai tutti possono alzare gli occhi al cielo e accorgersi del problema delle scie chimiche, ecco allora che ti inventano la risposta e ti spiega o sembra spiegarti che cos'è che stanno facendo. Ah, ma è la geoingegneria, allora ci stanno proteggendo per il loro bene, quindi non c'è nessun problema. In realtà non è così, anche perché questa idea della geoingegneria esiste all'interno della galassia delle scie chimiche. Ma da quando i militari hanno scoperto questo giochino meraviglioso che puoi salire su un aereo e metterci su qualunque cosa, spruzzarla dovunque vuoi tu e nessuno ti chiederà mai niente, è chiaro che lì se ne hanno viste di ogni, cioè praticamente c'è la volta che fanno l'esperimento per far piovere, c'è la volta che fanno l'esperimento per non far piovere, c'è la volta che magari arriva uno del Pentagono, del Dipartimento Speciale che dice vuole fare un piccolo esperimento con questo piccolo morbo, posso tirare questo bacillo magari su una piccola cittadina del Canada e vediamo cosa succede alla gente, tanto per fare un esperimento, cioè c'è dentro di tutto. Nel momento in cui è un'operazione fuori controllo, della quale nessuno è in grado di chiedere conto ai propri governi, dobbiamo per forza di cose immaginare che ci siano diversi utilizzi, quindi nessuno degli utilizzi che vi verrà mai raccontato sarà comunque la risposta definitiva al problema delle scie chimiche. Tra l'altro voglio fare un altro piccolo esempio che riguarda, tornando indietro al problema della comunicazione e dell'informazione. Se voi guardate gli atlanti, quando andavo a scuola io, tantissimi anni fa, ma anche fino a 20 anni fa, vedrete che nella classificazione delle nuvole ci sono i cirrici, i romuli, i cumuli, i nembi, i nembostrati, eccetera, eccetera, e basta. A partire dal 2004-2005, nell'atlante delle nuvole della NASA, che viene adottato adesso ufficialmente dai maestri elementari delle scuole americane, c'è una nuova categoria che si chiama la contrail persistente. Contrail è la scia di condensa, che sarebbe quella che ufficialmente viene rilasciata da un aereo, che è l'opposto della chemtrail, che invece è la scia chimica, che contiene qualche additivo chimico. Adesso hanno elevato, siccome tutti le possono vedere, allora hanno aggiunto questa categoria che non è mai esistita, di scia di condensa permanente, per cui anche il bambino che oggi alza gli occhi al cielo e vede la scia chimica dice ah, vabbè, ma è un tipo di nuvola, quindi non c'è nessun problema. Quindi la vera battaglia si svolge veramente a livello di informazione, perché è vero appunto che internet ha dato accesso a tutti per avere le informazioni che vogliamo, ma ha dato anche accesso ovviamente alla controinformazione, alla disinformazione, per cui è diventata una battaglia mostruosa. Torniamo quindi al discorso originale, che ognuno che vuole capirsi veramente qualcosa deve armarsi di santa pazienza, non prendere per buono né quello che dico io, né quello che dice lui, né quello che dicono i nostri avversari, prendere tutto, valutare e fare la propria ricerca e farsi una propria opinione. È una crescita che ci aspetta a tutti noi, un lavoro che dobbiamo fare. Vorrei solo chiedere una cosa, una volta ti amplifico io, se ti sento ti amplifico io. Una volta presa coscienza della realtà, qual è? Una volta presa coscienza della realtà, qual è? Qual è? Quali sono gli strumenti che abbiamo in mano per poterci difendere? Perché non sappiamo tante volte, di fronte a tanti problemi,
non si sa cosa fare, anche cose più semplici. Ho capito. Se domani mattina... La conoscenza, ma una volta che sappiamo che c'è, che ci sono, certo, queste scie, la domanda. Chi ci ascolta? Se domani mattina 56 milioni di italiani si svegliassero e fossero tutti coscienti contemporaneamente che l'11 settembre è stato un autoattentato, dopodomani alle 4 del pomeriggio finisce la nostra alleanza militare con gli Stati Uniti. Ed è questo che non mi fa avere fiducia, perché la gente è sorda. Tu hai capito? Ho detto se domani mattina tutti si svegliassero, ovviamente è un sogno che non si realizzerà, ma la strada è questa, l'informazione, secondo me. Nel momento in cui tutti sapessero, tutti, la maggioranza delle persone sapessero le cose che noi qui sappiamo questa sera, le cose cambiano automaticamente. Ciò che permette di non cambiare è il fatto che siamo ancora una minoranza. È sempre lì il problema. Aristotele. Una minoranza. Come? Siamo troppo una minoranza. Troppo, ma anche così possiamo fare più che. No, siamo troppo, avanti, ma siamo molti più avanti, di 10 anni si fa. Deve andare avanti, ma è lunga la strada. Ascoltami, io ho iniziato 10 anni fa in internet, i miei articoli li leggevano 200 persone. Quando facevo 300 lettori strappavo lo champagne. Oggi i miei articoli arrivano a 8-10 mila letture. Non è niente, ma è 100 volte più di 10 anni fa. Parliamo sempre della curva, non si può guardare la storia come una fotografia, bisogna sempre guardarla come un film, quindi devi sempre guardare quello che c'è prima e cercare di immaginare quello che viene dopo, non possiamo fare altro. Allora, torniamo un attimo all'argomento principale, poi proseguiamo anche con le vostre domande. Volevo chiedere a Giulietto Chiesa, ad esempio, come il digital divide si può di nuovo raccontare quello che è successo nella situazione ucraina. Non so se tutti qui sono informati nel dettaglio di quello che ci sono raccontato e di quello che invece potevamo andare a trovare in internet come informazione dei fatti reali, e quindi su questa cosa qui ti volevo chiedere magari un discorso generale su quello che secondo te è successo, da quello che hai potuto tu conoscere, no, i tuoi contatti, e eventualmente anche raccontarci quello che è successo con l'abbattimento dell'aereo dell'Air Malaysia in Ucraina. Devo dire, da questo punto di vista, questi mesi io ho seguito molto da vicino la guerra attraverso PandoraTV.it, che ricordava Mazzucco. Noi abbiamo seguito da febbraio in avanti praticamente tutti i giorni l'andamento della guerra in Ucraina, cosa che voi non avete potuto fare, voi tutti voi che siete qui, che siete già in meglio perché siete informati, se no non sareste qua. Bene, vi posso dire che gli italiani, nella loro grande massa, non hanno visto quasi niente di quello che è accaduto in Ucraina, quasi niente, a cominciare dalla piazza Maidan, dove c'era la rivolta che le televisioni italiane definivano la rivolta del popolo ucraino. Non era vero niente, c'erano 20.000 persone, di cui 10.000 erano delle persone simpaticamente ingannate, e gli altri 10.000 erano nazisti armati, che andavano in piazza armati di fucili, di pistole, di lanciafiamme. E io, che avevo a disposizione tutte le immagini dei canali russi, perché io me li vedevo tutti i giorni, io vedevo i poliziotti nella piazza Euromaidan bruciati vivi dai lanciafiamme. Voi questi non li avete visti per niente. Cioè, in poche parole, io ho potuto utilizzare la rete per far vedere a quelli che andavano su Pandora TV le immagini che 40 milioni di italiani non hanno visto, semplicemente non sanno nulla. Io, per esempio, su Pandora TV, se avete voglia andarli a vedere, perché sono documenti assolutamente drammatici, senza precedenti, il 2 di maggio il 2 di maggio di quest'anno a Odessa, non so quanti di voi lo sanno, la strage, una strage, sono state più di 180 persone nella casa dei sindacati, dove si erano rifugiati, erano tutti russi ed erano tutti ortodossi di religione, pregavano, e sono stati assaltati da una masnada di 200, 300, 500 nazisti, che li hanno costretti a rifugiarsi dentro la casa dei sindacati, e poi lì li hanno uccisi ad uno, abbiamo la documentazione, stasera andate a vedere su pandoratv.it, guardate il documentario sui morti di Odessa, un pogrom programmato, è titolato così, lo trovate,
guardatelo e vi rendete conto che 30